Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e benvenuti di nuovo su The Long Dark. Allora ragazzi, siamo in una situazione disperata, stiamo morendo di freddo, di fame, chi più ne ha più ne metta. Però nonostante tutto, almeno possiamo dire che ci stiamo almeno un pochino riscaldando, per così dire. Abbiamo un po' di neve da sciogliere e far bollire, mentre che ancora giorno si vede e il fuoco ci riscalda. Quindi bollisci qui così possiamo continuare il nostro viaggio. Ok, perfetto. Allora, dimmi che i vestiti si sono... Ah, ok, i vestiti si stanno scongelando perché sono proprio congelati, ok. E questa cosa ci permetterà di soffrire un po' di meno il freddo, per così dire. Allora, vediamo un po', rifacciamo un attimo, ricapitoliamo la situazione. Io mi sto pure impappinando perché non sto ancora molto bene. Allora, qui ci sono tanti conigli, però i conigli a me non interessano perché non saziano praticamente per niente. Però un po' di sticks io me li prenderei. Proprio giusto qualcuno, ne rompo qualcuno qua e mi metto di nuovo vicino al fuoco per continuare a scongelare il mio abbigliamento prima di ripartire. Ok, allora, sì, si sta scongelando, dovrei bere, quindi bevi. Ok, quanto abbiamo effettivamente di acqua? 1,21 litri, ok, e in effetti abbiamo anche un po' di cibo. Bene, allora io mi mangio un pochino di questa carne cotta, mentre che ci sono, e della carne essiccata che male non fa. Certo è tutta carne, a voglia se i tumori ballano, però... Ok, allora dimmi che si è già sciolto un po'. Ok, diciamo che si è sciolto un po', non voglio stare qui troppo a lungo. Quindi direi che in effetti potremmo anche andarcene. Allora ragazzi, continuiamo il nostro viaggio. Allora, da questa parte, ovviamente mentre vado avanti racimolerò un po' di cose. Allora, qui ho visto queste code di gatto. Dovrebbero essere non solo buone per accendere il fuoco, ma hanno una parte che dovrebbe essere anche commestibile. Quella forma di salsicciotto. Allora, si dovrebbe andare da questa parte, giusto? Sì, sembra la zona giusta. Ok, dobbiamo salire. Ce la facciamo a salire, Mackenzie? Ok, amico, forza così, non ti arrendere che ce la puoi fare. Tu hai la forza necessaria per sopravvivere dove altri potrebbero solo morire. Ok. Oddio, un cervo morto proprio qui. E una piuma di corvo. E mi prendo tutta la tua carne per ora, il resto lo lascio, eventualmente ritorno indietro e provo a prendere, ma per ora dovrebbe andare bene così. Ok, allora, che cosa c'è qui in giro? Là sotto c'è il fuoco dove eravamo noi. Ok, quindi dobbiamo andare da questa parte. Sì, sì, mi abbasso e posso passare. Ecco, il nostro personaggio già sta morendo congelato. Mi sa che ogni 10 metri dobbiamo tipo accendere un fuocherello, perché sennò il nostro personaggio rischia realmente l'ipotermia. Ok, che cosa abbiamo trovato qui? Una caverna. Ok, entriamoci. Magari nella caverna siamo un po' più riparati dal freddo. Forse non del tutto, ma un pochino. Luce. Sì, servirebbe in effetti un po' di luce. Accendi un fiammifero perché non è che abbiamo altro. Ok. Una torcia. Sì, accendi. Prendi la torcia. Ok. Oh mio Dio, questo è morto male qui. Dei guanti. Perfetto, perfetto, dei guanti. Ok. Abbiamo un po' più di... qualcosa in più che ci ripara dal freddo. Il letto portatile, questo è buono, ci potrebbe tornare utile. Però tu come ci sei arrivato qui lo vorrei capire. No. Ah, ok, con il tasto destro la posso lanciare e poi riprendere, ok. Allora, sembra che già il stesso calore della torcia ci stia aiutando un po' a sopportare il freddo.
Questa caverna è proprio ridotta male. Come è arrivato fin qui quell'individuo ed è morto? Non lo so, ma problema suo, nessuno gli ha detto di venire qui. Ok, basta che non troviamo orsi in letargo o cose del genere, perché sennò volano le bestemmie. Cosa abbiamo qui? Qui c'è un bel fuoco da campo, del disinfettante, del cibo in scatola, una nota. Vabbè, io non la capisco, perciò lasciamo perdere. Ok, è un pochino di cose. Ok, allora ripariamoci un pochino dal freddo. No, vabbè, vaffan 13. Forse ho accidentalmente utilizzato la torcia per dar fuoco a sta cosa buttandola via, porca miseria. Sprecare una torcia così è un errore madornale. E mannaggia. Almeno un'oretta ci duri? Sì. Ok, abbiamo questa carne da cuocere. Ci dobbiamo anche riscaldare assolutamente, perché se no non possiamo andare da nessuna parte. Quindi o ci riscaldiamo o ci riscaldiamo. Mackenzie inizia a essere stanco. No, questa la tengo per ora, la tengo. A che punto sono il mio abbigliamento? Ah, non è messo proprio malaccio, dai. Allora, azione. Ah, questa la potrei riparare. Proviamo a ripararla. Mentre che c'è anche la luce del fuoco, così magari ci protegge un pochino di più. Sì, perfetto. Perfetto. Ci dà una buona difesa, soprattutto ai danni animali. Ok, ancora qualche stickese. Ma per ora ce li metto proprio tutti e basta. Fan 13. Allora, dicevamo, nostro abbigliamento. Questo non so se ripararlo, che non protegge molto dal freddo. Le causette ci proteggono un po'. Questi pantaloni sono ridotti veramente male. E questi qui mi manca del cuoio. Però i guanti, queste puffole qui le potrei riparare, ma anche no per ora. Ok. Bene, non manca molto per scongelare l'abbigliamento, mentre che siamo qui vicino al fuoco, quindi io tranquillamente intanto lo riparo un pochino. Perfetto. Sì, manca veramente poco. Ok, allora io bevo l'acqua per ora e soprattutto ora mangio questa carne cotta, che va male molto in fretta, soprattutto col freddo. Aia, sì, mi sa che potrò avere un fucile e qualcosa di navigazione, quindi dovrebbe essere la mappa. Non sono afflitto da niente, ok. Però il nostro personaggio si sta in effetti stancando un po'. Allora, a che punto sono arrivati ora? Ah, proprio manca veramente veramente poco che si scongelino i vestiti. Ok. Allora, attendiamo qualche minuto ancora. Qui c'è questo zaino, non c'è niente? Ah no, non c'è niente, è proprio vuoto, fine. Ok, un vero spreco, va bene. Allora, a che punto sono arrivati? Dai, che manca poco, almeno questi qui, anche i calzini rimangono congelati, non ci fa niente, ma almeno le due giacche. Che se no, porca miseria. Oh, porca miseria, sono salito sul fuoco come un idiota, io sono idiota. E porca miseria. Applica pain, io mi sono ferito come un idiota. Painkiller non ce l'abbiamo. Aspetta, questo cos'è? Aspetta un momento. Ah, vero, ma noi avevamo le bacche che dovrebbero fare da disinfettante naturale. Ah, ecco. Quindi teoricamente ora
Dovrei preparare una specie di tè che mi possa curare. Ce l'abbiamo, vero? Da qualche parte, qualcosa che mi aiuta? Assolutamente no? Completamente? Ah sì, ecco. Un bel tè caldo. Ok, e non dovrei essere più afflitto da quella cosa, no. Hot food drink. Ah, ok, ho bevuto un cibo molto molto caldo. Ok, e l'abbigliamento com'è? Ah, ecco, ora si è scongelato, ora si deve asciugare. Perfetto, dobbiamo stare qui per una... 49 minuti. Oh mio Dio. Vabbè, dai. Io vado avanti. Ok, allora andiamo avanti. Oh, che cos'è? Carbone, ok. Del carbone per accendere il fuoco dovrebbe essere buono. O almeno per alimentarlo. Qui non c'è più niente, quindi ok. Oh, deve essere l'uscita della caverna. Mi prendo uno stickers che tanto li ho finiti tutti. Questo lo rompo. Ok, e possiamo uscire, dai. Allora, dove siamo finiti qui? Mannaggia. Scusate i colpi di tosse, ragazzi, sto veramente male ancora. Ok, mi prendo ancora uno stickers. E vabbè. Il lupo magari no. Il lupo magari no. Aspetta, qua c'era uno... Ah, questo coso qui che si può rompere, ok. Allora, io dicevo... il lupo magari no. Però aspetta un momento perché... Search and... Ecco, allora c'è il lupo lì. Ma io lo posso, non so, affrontare. Con le pietre no. Allora, la torcia deve funzionare per forza. Se no facciamo una cosa, bel lupo. Tu te ne stai lì e ti mangi il cervo. A me non interessa. Così io me ne vado, va bene? Perfetto, ok. Pensavo di doverlo affrontare per forza. Per un attimo avevo avuto questo timore. Ok, da questa parte. E mannaggia. Basta che non se ne trovano altri, ti prego, che non ho niente per difendermi a parte... Ecco. E vabbè, la riaccendi di nuovo, che magari se c'è qualche lupo o una torcia accesa può aiutare a tenerla lontana. Ok, qua che cosa è successo? C'è la strada. Però è crollato tutto. Ok, ci ho guadagnato almeno uno stick. Questa torcia che non si accende niente. Ok, allora intanto mi recupero la torcia. Oh, c'è una macchina qui. C'è qualcuno? Qualcuno vivo magari? Non so. Basta che non ci siano lupi. Altri stickers. Mi prendo gli stickers. Che per accendere un fuoco possono essere di aiuto. Allora, vediamo in questa macchina cosa troviamo. Niente. Dentro non sembra esserci niente. Allora, i veicoli possono essere un buon rifugio per gli animali, cioè dagli animali, e magari si ci può anche trovare qualcosa di buono. Ah, una bevanda. Allora, qualcosa, magari funziona la macchina, sono le chiavi, no, non c'è niente di niente. Ok, possiamo uscire dal veicolo allora, proprio. E qui c'è qualcosa, solo la batteria, quant'è stilizzato male il motore. Ok. Oh, cos'è, un cartello? Dice che per di là c'è un percorso. Perché c'è questa musica che non mi piace? Ok, diceva che per di là c'era un percorso. Se no per di qua c'è tutta la strada che porta alla cittadina di Milton. Quest'auto è ridotta male. E qua è chiuso. Vediamo entrando nell'auto se troviamo magari qualcosa di utile.
medicine che sarebbero la cosa migliore o abbigliamento? C'è niente. Che situazione proprio. Ok, vediamo qui. Ma qui c'è qualcosa? Dei fiammiferi. Della carne essiccata, perfetto. Allora, io questi li apro comunque sia, non si sa mai, non c'è niente, ok. Qui c'è qualcosa, c'è della. Oh! C'è della buona legna. Vediamo qui che trovo. Non sembrano esserci lupi in giro, forse solo il lupo di prima era solo. Strano, i lupi si muovono sempre in branco, che io sappia. Molto raramente c'è un lupo solitario. Fregatura è non poter saltare per scappare da un eventuale animale salendo sulla macchina. Ok, me le controllo tutte oramai queste macchine, vediamo. Qui non c'è niente, qui niente, qui niente. Possiamo andare dalla macchina. Ok, qui c'è qualcosa, dimmi di sì, ti prego. Ok, dell'accelerante, ok, che ci sarà molto molto utile in caso di emergenza per accendere i fuochi più rapidamente. Qui non c'è una ciolla di niente, ma che sfiga! Ma uno come deve sopravvivere con niente praticamente? Ah, ok, questo è l'ultimo da controllare. C'è qualcosa qui? Non c'è niente. Qui neanche, e qui neanche. Vaffan 13. Ok, allora dovrebbe essere per di qua che si può continuare. Lì c'è una cascata. Allora, la cosa di lì ci diceva di scendere. Però di qua c'è la strada principale. Quindi io penso che sia più logico seguire la strada principale. Senti, lupacchiotto, tu ti fai li cazzi tua, ok? Ecco, cazzo, sta correndo il lupo. Merda, merda, corri, corri Mackenzie, corri Mackenzie, corri, 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 cazzo, corri. Il lupo ce l'hai alle calcagna, entra in macchina, porca miseria. È lupo di merda, lì sei, ti ho visto. Ti avevo visto che hai incominciato a seguirmi, porca miseria. Se il lupo mi aggredisce, come cavolo mi difendo? Con un pezzo di ferro arrugginito non gli faccio niente. Sempre scusate i miei tipici colpi di tosse. Ok, però se io esco dall'altro lato e il lupo se ne sta lì lontano, potrebbe in effetti anche evitare di darmi fastidio se se ne sta così lontano. Oh, ma cosa c'è qua? Funghi? Oh, dei funghi, me li prendo, magari li posso mangiare. Magari sono commestibili. Ok, non ho capito bene, a parte il lupo là in lontananza, qui che cosa c'è? A parte legna e altri funghi, io me li prendo, non si sa mai, male che vada li butto via. Ok, e da questa parte c'è della legna di quella buona. Ok, e un altro paio di stick che me li prendo, non c'è proprio più niente. Ok, allora ce ne possiamo andare di qui. Il nostro Mackenzie è un po' stanco, è parecchio stanco. Mi sa che a breve avremo il bisogno di farlo riposare assolutamente. È così stanco che non possiamo quasi più correre. È parecchio stanco. Vediamo un attimo se io mi bevo qualcosa di energetico. Tipo una bevanda. Ah, ok, sì, mi ha in effetti recuperato un pochino. Ok, cos'è là sotto? Ah, è un coniglio. Che cavolo. Giustamente c'è il coniglio, c'è anche il lupo. Guarda, lupo, l'hai ucciso il coniglio, è tuo. Io non ne voglio sapere. Basta che tu non dai fastidio a me, così io non do fastidio a te, va bene? Siamo intesi? Tu te ne stai lì, io mi faccio il giro largo largo appositamente per non darti fastidio. Che porca miseria a te, lupo, se avessi il fucile ti ucciderei. Solo per la soddisfazione di non dovermi fare il giro più lungo. Voi conigli, via dalla ciolla, che non voglio che mi attirate il lupo qui. Oh, là sotto c'è un cervo morto. Il mio personaggio è veramente stanco. Mackenzie, porca miseria, sei una checca. Ti stanchi correndo 2 metri, porca miseria. Capisco io che fumo, però tu. Che cos'è? Ah, ok. 4 kg di carne, sì, me li prendo. Rischio ipotermia, porca miseria.
Ok, e siamo anche al buio più totale. Porca miseria, che situazione orribile, veramente orribile. Allora, che cosa c'è qui? Una pietra o è un'auto? Dimmi che è un'auto. No, è una pietra. Laggiù c'era il lupo, io non ne voglio trovare altri. Ecco, cazzarola. No, lo devi accendere. Veloce, che ora ce ne arriviamo da qualche parte al riparo. Magari via da animali pericolosi. Che porca miseria, che situazione. E con questa neve non si capisce molto guardando in giro. Allora, questa è la strada principale, però si divide in due, di qua sale e di là scende. E di là è tutto crollato, mi sa che me ne vado di qua che sale. Però porca miseria, il freddo è veramente troppo. Oh, un riparo. Finalmente, porca miseria, un riparo. Sì, finalmente un riparo. Ok, entra qui. Subito, subito proprio. Porca miseria, finalmente un riparo. No, lo devi accendere perché se non accendi almeno il fiammiferino, noi non vediamo niente, amico. Ok, allora vediamo che cosa abbiamo qui. Della carta, della stoffa, me la prendo. Qui non c'è niente di niente, proprio. Altra stoffa, dei calzini, ok. Del carburante e un letto. Ce la facciamo ad accendere un altro fiammifero, Mackenzie? Così ora accendiamo un fuocherello. C'è un letto, acqua, perfetto. Dei pantaloni, un contenitore di metallo con della carne. Ok. Allora, Mackenzie, abbiamo assolutamente bisogno di accendere un fuoco. Però sembra che qui non lo possiamo accendere. E allora vediamo un attimo i nostri abbigliamenti. Allora, questi qui li potrei sostituire con questi altri, però mi danno meno difesa dalle varie cose. Questi pantaloni qui invece me li potrei aggiungere a quelli che già ho messi di sopra, così ho due paia di pantaloni. Ok, allora Mackenzie, tu hai veramente il bisogno di riposare. Però se mi accendi magari un mezzo fiammifero, perché non si riesce a vedere niente. Ok, oltre al fatto che siamo particolarmente appesantiti. Allora, guarda, mi dormi un 8 ore. Così ti riprendi un pochino. Ecco che stai pure al calduccio tra sopra il materasso con i tuoi abbigliamenti sudati. Ok, stai morendo di sete. Bevi. Ok, però ti sei completamente ripreso dal sonno. Ancora non del tutto. Allora mi dormi ancora 3 orette, dai. Così ti puoi riposare e poi siamo pronti a ripartire, mannaggia. Ok, è giorno, perfetto. Allora, mangia qualcosa. Mangiati pure queste cose qui piccole piccole, così ce le togliamo di mezzo che ci appesantiscono. Ok, questa è carne cotta, mangiatela. E beviti una bella bibitozza e siamo pronti a partire. Oh. Ok, metti via i fiammiferi che non servono più. Qui non, intanto non c'era più niente, sì, quindi possiamo andare. Vediamo un momento però se io questi funghi qui, appunto, li droppo via, appunto. Non... Oh, ma c'era una cassetta del pronto soccorso, disinfettante, c'è solo quello, fine, ok, va bene. E allora ce ne possiamo riuscire fuori. Allora, devo cercare di capire qual è la strada per raggiungere quella cittadina e vedere anche un po' in giro se trovo della legna perché sono assolutamente senza. Ma qua c'è una bombola del gas. Una carriola, un po' di minchiatelle. I bagni chimici, dovrei fare un po' di plin plin. Si può entrare? Permesso? No, sono congelati, completamente congelati. Ok. E allora mi sa che si va da questa parte. Oh, un Bambi. Un Bambi che corre. Ok, da questa parte.
parte ci sono tanti alberi abbattuti, però mi sa che invece dovevo andare dalla parte dove c'era la strada sotto crollata per poter effettivamente andare avanti, vero? Perché di qua è una strada secondaria senza sbocco. E appunto sì. Quindi mi devo fare la stradina qui di lato. Stiamo già morendo di fame. E tra un pochino anche sentiremo il freddo. Ok. Forza Mackenzie che ce la possiamo fare. Sei stanco, un accidenti, mannaggia a te. E anche appesantito. Ok, da questa parte ce la dovremmo fare e non dovremmo trovare lupi, si spera. Questo cos'è? No, niente. Ok, forza Mackenzie, corri un po' che così ci sbrighiamo prima che il freddo ci prenda in pupita. Ok, là sotto ci sono dei cervi. Qui sembra esserci solamente una chiesetta. E lì c'è pure un lupo, ok. Allora, guarda lupo, tu ti mangi il cervo, io entro nella macchina. Visto che già da qui vedo che ci sono... ce n'è due lupi. E tu avevi visto già me, vero? Lupo di merda. Ok, c'è un flare, un altro flare. Ah, dovrebbero essere abbastanza buoni i flare per tenere a distanza questi maledetti lupi. Madò, come vorrei avere il fucile e sparafanculizzarti in una maniera, ma in una maniera... Ok, allora io dovrei uscire e correre immediatamente verso la chiesa. Ce la faccio? Oh, porca puttana! Devi morire, devi morirci male. Lasciami! Porca miseria, mi ha ferito! Lupo di merda, dove sei finito? È scappato. È là sotto e l'ho ferito pure. Ok, mannaggia, mi devo riprendere. Ok, siamo almeno al chiuso e al riparo. Allora, spererei solo che il lupo non mi abbia fatto danni seri. Ok, me li prendo questi quanticini. Qui c'è qualcosa. Oh, un altro cappellino di lana. Una bibita. C'è qualcosa in giro. Qui non sembra esserci niente. Cos'è? Sangue. Ok, c'è solo del sangue in giro. Ok. Allora, qui possiamo in effetti accendere un fuoco molto rapidamente. Ok. Prendo un po' di queste cose che trovo qui in giro. Allora, mi devo assolutamente curare, che quel lupo mi ha fatto male. Mannaggia a lui. Qui non sembra esserci niente. Book. Lo prendo solo per metterlo questa. Poi potete stoppare voi ragazzi e leggere queste note, perché io non sono in grado di tradurvele purtroppo. Vi prego di perdonarmi. Ok, qui ci ha dormito qualcuno. Oh, un altro bel coso. Allora, vediamo un attimo. Questo è... Ok, in effetti mi serve curare un po' di cose. Allora, mi serve del disinfettante per questo. Mi serve una benda che non ho. Action. Ok, me li crei. Delle bende mi crei magari. Perfetto. Applica benda. Gotta stop that bleeding. Vediamo un attimino. O uno o l'altro. Ok. E allora queste qui. Ora me le lavoreggi un pochino. Ecco che ci facciamo un bel tè caldo che ci aiuta. Perfetto. Ok. Allora gli buttiamo questi libri. Che la coltura fa male, quindi bruciamola. Ok, mi cuocio un attimo la carne. E ora mi cuocio subito quel tè caldo, che me lo prendo, che mi aiuterà. Quindi prepara il tè. Che situazione veramente di merda. Ok, cucinami questa carne. La cuciniamo tutta oramai che ci siamo. Ci mettiamo al sicuro, tanto la dovremo mangiare in fretta, perché sembra essere quella che va a male più rapidamente tra tutto quello che troviamo da mangiare.
Ok, cucina, cucina. Ok. Perfetto. Allora. Ecco, il computer dà problemi ogni tanto, perdonatemi. Ok, beviti questo bel tè caldo. Oh, così siamo a posto, dai. Allora, non dovremmo avere più problemi. No, tutto curato. Ok. Abbiamo tutto cose asciutte. Perfetto. Tutto, niente di che. È una torcia, io me la creerei un'altra bella torcina che potrebbe tornare utile in effetti. Ok, e allora, mentre che ci siamo. Ok, gli buttiamo la torcia quella vecchia, prendiamo questi libri inutili, la cultura fa male, quindi la brucerò. Questo pure, ragazzi, potete stoppare voi e leggerlo. Ok, io mi devo assolutamente sciogliere un po' di neve per farmi dell'acqua. Ok, la bolliamo e siamo a posto, dai. Allora, dobbiamo mangiare, quindi mangiamoci un po' di questa buona carne che male non fa. Ok, mangiamone ancora. È perfetto. Ok, credo che per oggi, ragazzi, possiamo terminare qui con questo secondo episodio di The Long Dark. Spero, ragazzi, che questo gioco vi stia piacendo, che vi stia attirando l'attenzione e la curiosità come fa con me. E soprattutto, ragazzi, spolliciate, mettete delle belle spolliciate in su perché questo gioco le merita, soprattutto le fatiche che mi sto subendo perché questo gioco è veramente difficile già fin dove siamo arrivati ora. Detto questo, ragazzi, da Valfergames è tutto. Alla prossima!